già caricato un filmato in cui spiegavo come realizzare della nitrocellulosa in casa in modo sicuro, a differenza di tanti filmati che su YouTube si trovano e che non spiegano correttamente la procedura, rischiando poi di far fare alle persone delle operazioni pericolose. Il filmato è stato rimosso e siccome io, a differenza evidentemente degli amministratori di YouTube, sono convinto che la conoscenza non sia mai un problema, non sia mai un errore, la conoscenza, solo l'uso che della conoscenza si fa può essere giusto o sbagliato, ho deciso di caricare nuovamente il filmato, naturalmente stavolta censurato, e per questo motivo che state vedendo le fasi di preparazione della nitrocellulosa in modo accelerato. Se volete saperne di più basta scaricare il filmato e rallentarlo, è stato velocizzato circa a 3x. La preparazione della nitrocellulosa è un'operazione abbastanza tranquilla, non è complicata, non è particolarmente pericolosa. Si ha naturalmente a che fare con sostanze molto pericolose e se non si seguono correttamente le procedure la questione può diventare pericolosa per chi sta eseguendo le operazioni e eventualmente per gli ambienti in cui queste operazioni vengono eseguite. Quindi se non siete sicuri di quello che fate, non fate minchiate, ok? Aspettate, chiamate qualcuno che ne sa un po' di più e poi non venite a piangere. Tra l'altro, questo filmato quindi potrebbe sembrare un po' povero visto che di per sé non si vede granché, ma siccome so che a tutti piacciono le esplosioni, ho pensato di collezionare un paio di filmati da diverse angolazioni di prove di esplosione della nitrocellulosa preparata appunto in casa.